cari telespettatori di Dogma TV, siamo di nuovo insieme per una nuova intervista, questa volta con la dottoressa Silvana De Mari, medico e scrittrice, che ringraziamo per essere qui con noi in occasione del meeting internazionale dei giovani a Schio, in cui lei farà una relazione molto interessante sulle dipendenze e anche e soprattutto per il suo coraggio nel difendere la vita e la famiglia. Ci ricordava nel nostro incontro di essere stata oggetto anche di attacchi piuttosto forti in conseguenza del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona, che comunque ha creato uno spartiacque tra coloro che sono schierati a favore della vita della famiglia e coloro che invece hanno scelto di seguire delle strade che sono quelle del compromesso in alcuni casi, se non addirittura proprio lo schieramento contro i valori non negoziabili. Io ringrazio intanto la dottoressa De Mari e le auguro veramente un ottimo e proficuo lavoro per questo apostolato, direi straordinario, che sta conducendo. Grazie. Dottoressa De Mari, questa sera noi parleremo delle dipendenze soprattutto, sì, ma ci interesserebbe proprio capire qualcosa su quello che riguarda questo fenomeno gravissimo che stanno vivendo oggi i giovani, con questa autoreclusione che i giapponesi hanno chiamato hikikomori e questa chiusura soprattutto all'interno delle loro stanze a contatto soltanto con i social e internet. Allora, fabbricare un essere umano non è facilissimo. Per evitare guai una buona cosa è seguire le vie naturali in tutti i sensi, già così ci sono rischi. Se poi queste vie non si seguono, i problemi aumentano enormemente. Fino a pochi decenni fa funzionava così: papà e mamma si sposavano senza essersi conosciuti tanto, magari ci conoscevano visti tre volte, ma accedevano a questa cosa magnifica che era la sessualità, che era all'interno solo del matrimonio. Da questa sessualità nascevano un certo numero di bimbi. Papà andava ad affrontare il mondo fuori casa, papà scendeva in miniera, papà scendeva nelle fonderie, papà saliva sulle navi da guerra oppure sulle baleniere o sui pescherecci e non sempre tornava vivo. Mentre mamma stava a casa con i bambini. Chiedo scusa. Allora, il bambino ha un'assoluta necessità della madre, in particolare i primi 2-3 anni. Ha particolare necessità del cibo che la mamma gli dà, il latte materno non è sostituibile da nulla, con le stesse caratteristiche, qualsiasi cosa è un surrogato, ma anche della presenza fisica della madre. Grazie a questa presenza fisica lui impara a gestire le emozioni e a relazionarsi con gli altri. Per tutto questo è necessario che mamma ci sia. Non voglio levare nulla alla figura paterna, ma data anche la gravidanza, dato l'allattamento, nei primi anni del bambino è fondamentale la figura materna. Durante la prima guerra mondiale, qui da queste parti, non lontano da qui, c'è l'altopiano di Asiago, gli uomini sono andati a morire e in tutti i casi si sono allontanati da casa. Quindi le industrie sono andate avanti perché le donne sono entrate massicciamente nel mondo del lavoro. E qui abbiamo dato al capitalismo lo zuccherino, il lavoro femminile. Il lavoro femminile è una pacchia. Una donna la paghi meno perché non deve mantenere la famiglia, non ha il coraggio di sbatterci un pugno sul tavolo, puoi anche mettere le mani sotto le sottane quando nessuno guarda perché le donne sono più deboli, e il risultato è che poi non hanno più mollato la presa. Il cosiddetto femminismo è stato un fenomeno creato completamente a tavolino e protetto dal grande capitale, perché in quel periodo avevamo le industrie che aumentavano sempre di più, le frontiere chiuse, c'era banalmente bisogno di forza lavoro. Quindi hanno detto alle donne: tu hai diritto di lavorare. Wow! Certo, è anche divertente fare l'ambasciatore e il neurochirurgo, ma la maggioranza delle donne fa l'impiegata, la commessa o altri lavori dannatamente faticosi. Per poterli fare non sta col bambino, e noi abbiamo creato i campi di concentramento per bambino. Sì, lo so, il tema è un po' forte, non bisogna banalizzare questo nome, sono prima di conoscerlo. Ho detto campi di concentramento e non campi di sterminio, quindi si intende anche un qualsiasi campo di concentramento di prigionieri o qualcosa di simile. Ma sono campi di concentramento. Il giorno in cui divento ministro, è improbabile, ma non si sa mai, la prima ordine che faccio è che si scriva sopra gli asili nido: nuoce gravemente alla salute.
L'asilo nido dove viene deportato un bambino di 4 mesi, a 4 mesi deve stare a casa sua con mamma sua, con le mammelle di mamma sua perché deve ancora essere allattato, e con la mente di mamma sua, grazie alla quale impara a relazionarsi con gli altri e gestire le emozioni, altrimenti non lo impara e siamo nei guai. Dicevo, questo bambino va a prendersi una valangata di malattie perché non ha la competenza immunologica per stare in gruppo e non ha la competenza immunologica perché non ha la competenza psicologica. I nostri bambini sono stati appaltati dallo Stato. Prima bisogna andare all'asilo nido, poi bisogna andare all'asilo che è assolutamente obbligatorio. Io non ci sono andata, sono nata negli anni 50, a 5 anni perché sono andata a scuola un anno prima, seduta nei banchi 4 ore, nessuno di noi ha fatto cose strane, va bene. Poi bisogna andare alle elementari, è bello imparare a leggere e scrivere, bastano 4 ore al giorno, non 8. Adesso il bambino è deportato, mangia a scuola, mangia quello che decide lo Stato, se si porta il panino da casa crolla il cielo. Quindi tutto questo enorme, mostruoso numero di ore fuori casa, e quando torna a casa il tempo della madre e del padre è di qualità scadente perché questi hanno lavorato, lo piazzano davanti alla televisione. Quindi tutto questo ha sviluppato un'incapacità a relazionarsi con gli altri e gestire le emozioni, per cui lo schermo che ti trasmette diventa la benedizione, perché diventa la tua unica possibilità di relazionarti col mondo, un mondo completamente falso e completamente fantastico, il che lo rende ancora più facilmente fruibile. E del resto, dottoressa De Mari, la interrompo perché su questo argomento proprio degli asili nido c'è purtroppo un appiattimento su una visione omogenea che incrocia tanto la destra quanto la sinistra. Abbiamo visto anche recentemente iniziative portate avanti dagli ambienti di centrodestra proprio su questa frenesia nel cercare di dare come unico servizio questi benedetti asili nido, no? Esatto, non credo che sia questa la direzione in cui deve indirizzarsi una seria politica per la famiglia. Una seria politica per la famiglia deve dare almeno un anno di aspettativa pagata a tempo pieno alla mamma che ha partorito, almeno un anno, perché poi sono bambini allattati al seno e che stanno vicino a mamma, quindi saranno più sani dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico, quindi è un vantaggio per tutti. Devono essere date sgravi fiscali enormi a chi ha un bambino, devono essere tolte le tasse a chi ne ha due perché sta facendo un favore a tutto il mondo, e dare aiuti a chi ne ha tre. La donna deve essere messa in grado di avere figli a 20 anni, magari senza abbandonare gli studi, perché i bambini fatti a 20 anni sono molto più facili da fare. Io ricordo una banalità, una donna, se le donne hanno il primo figlio entro i 20 anni, diminuisce il loro rischio di sviluppare una patologia molto grave che è l'endometriosi. Certo, bisogna essere predisposti, ma se sei predisposta diminuisce il tuo rischio. Certo. Le donne che hanno figli e li allattano diminuiscono il loro rischio di sviluppare un cancro al seno. Quindi si tratta di andare verso la fisiologia, non contro la fisiologia. Certo. Ma qui bisogna calcolare che nel 68 è nato dalla sinistra, ricordiamo le follie di Alessandra Kollontai del femminismo storico, a cominciare dalla pedofila Simone de Beauvoir. Lei ha firmato un manifesto a favore dei pedofili insieme al marito ed altri, quindi l'ha detto lei. Che è contro la maternità. Il femminismo vede la donna non per quello che è, e cioè una potenza ancestrale totale che porta la vita, ma come una brutta copia dell'uomo. La donna ha valore quando fa le robe che fanno gli uomini. In un orrido libro che si intitola Storie per bambini ribelli, per bambine ribelli o qualcosa di simile, valgono le donne che hanno fatto le cose che hanno fatto gli uomini. Adesso chiunque è in grado di vincere un premio Nobel, ma solo noi possiamo diventare madri. Noi abbiamo dato via la primogenitura per un piatto di lenticchie. Ma tornando proprio alla questione di questa patologia che sta esplodendo, di questo isolamento dei giovani, lei vede quindi una connessione tra questo fenomeno che si sta sviluppando? L'Italia è il secondo paese al mondo, sembra, per il numero di giovani che si stanno autorecludendo, e il problema proprio anche, questo tipo di problema che lei sottolineava in questo momento? Allora, quando ci sono dei dati statistici che si sovrappongono, non è detto che siano correlati, però non è impossibile che siano correlati. Le nazioni che hanno il maggiore quantitativo di questo fenomeno hanno anche la minore natalità, cioè sono nazioni dove è stata colpita la famiglia, dove è stata abbattuta la famiglia.
La famiglia è stata abbattuta ovviamente dalla legge sull'aborto, è stata abbattuta dalla legge sul divorzio. Si dice, ma le persone che non si amano più, l'amore, questo sentimentalismo becero, la famiglia è basata su un impegno tra due che sono legati evidentemente dal fatto che si vogliono bene, ma è un impegno, perché altrimenti se non amo più mio marito perché mi sono innamorata del lattaio, sfasciamo tutto. No, l'impegno resta, non solo. Ma se due si odiano, se due sanno che non se ne possono andare, non si odiano, perché imparano a smussare gli angoli. Ma se sanno che c'è il divorzio, ci cadono e cominciano a odiarsi, si odiano sempre di più. Se poi in tutto questo mettono le mani gli avvocati divorzisti e Dio non voglia gli psicologi, diventa una guerra al coltello. Tutte le volte che una mamma dice al papà sei un demente, il figlio ricava due informazioni, è figlio di due dementi, perché sono gli imbecilli spesso sposano i cretini. Nell'insultarsi il genitore abbatte completamente la fede in se stesso del figlio, che risulta figlio di due persone di poco valore, mentre lui deve essere figlio del re e della regina come nelle fiabe. Di conseguenza il mondo diventa difficile e sgradevole. Difficilissima è la sessualità. La sessualità prima era molto facile perché era blindata. Si facevano delle robe molto semplici. Si andava dalla sensale. La sensale chiedeva, a te che ti piace? La figlia del fabbro diceva, vabbè, vado a domandare se la cosa funzionava. I due si mettevano insieme, erano sposati entro i 18 anni, intanto che facevano 22, avevano due bambini, non avevano tempo di chiedersi se erano felici o no, il risultato che la faccenda andava. Adesso la sessualità è difficilissima, perché siamo passati dal lecito sbagliato, giusto, peccaminoso, eccetera, ha invece una performance, devi essere bravo. Il 50% dei dodicenni è in mano uno smartphone e il 50% dei siti porno sono gratuiti, fate 2 più 2. La pornografia crea una dipendenza potentissima, da addirittura modificazione del cervello. Nel momento in cui accedo all'erotismo, all'autoerotismo o anche all'omerotismo, a cui si accede più facilmente perché è più facile convincere un coetaneo del tuo sesso che non dell'altro sesso, io ottengo uno smolto piacere, non è un granché. Ci dicono i libri di fisiologia che l'orgasmo è un fenomeno tutto nulla, quindi o c'è o non c'è, sì, va bene, ma poi è mediato dalla corteccia. Una cosa è fare l'amore con un uomo che si è impegnato a vivere con te fino alla fine dei suoi giorni. Se morirò prima di te, tu mi terrai la mano, e se tu morirai prima di me, io ti terrò la mano. Che è il padre dei tuoi figli, una cosa è darla via in un qualche angolo a uno che non conosci o molto più squalidamente fare da sé, ma crea una dipendenza. Se io do ai bambini dolcetti, quei dolcetti schifosissimi fatti di colorante zucchero, poi evidentemente il bambino è pieno di dolcetti e non mangia la pastiera napoletana o non so quale sia la roba magnifica da queste parti, fatte da mamma. Quindi io sto creando dipendenze. Molti di questi attaccati al computer sono attaccati a due cose. Primo, siti porno. Secondo, serie televisive. La serie televisiva quindi mi dà un'emozione che la mia vita non ha. Tanto più la mia vita è squallida, tanto più la serie televisiva con questa qui che cavalca un drago, wow, eccetera, mi sembra fantastica. E io in cambio di un surrogato, l'identificazione con un personaggio, rinuncio alla mia vita. Io faccio un esempio che secondo me è il più drammatico che esista. In Svezia il 50% degli uomini e delle donne vivono soli e il 25% delle donne che hanno figli comprando sperma su internet, quindi si passa di nuovo attraverso uno schermo, perché è più comodo comprare sperma su internet che sedurre un uomo, tenetelo vicino, parlarci, farci la... Quindi, per quanto riguarda il sesso, non se ne è mai parlato così tanto, non se ne è mai fatto così poco, siamo un'epoca tristissima. Ci sono persone che, ma l'ultima volta che le ha fatto la mamma, con una persona, dice aspetti, le ultime Olimpiadi, no, quelle prime. Proprio perché siamo un'epoca contro la sessualità. La sessualità è una roba meravigliosa, è l'ultimo grande dono di Dio, crescete e moltiplicatevi. Il 68 non c'è stata nessuna rivoluzione sessuale, il 68 il sesso lo odia. C'è stata una rivoluzione erotica. Noi siamo annegati nell'erotismo, omerotismo, autoerotismo, anche un po' di eteroerotismo, che ormai è diventata una roba talmente noiosa che devi metterci 50 sfumature di sadomaso, crepi di noia. La sessualità vera è quella da cui nascono i bambini, da cui nasce la vita. Certo, siamo in una fase anche di rarefazione totale dei rapporti umani,
che è qualcosa, diciamo, che contraddistingue questa nostra epoca, ma siamo però anche in una fase in cui abbiamo perso i grandi punti di riferimento, abbiamo smarrito la fede, abbiamo perso Dio, e questo è probabilmente un altro degli elementi che contribuisce poi a creare questo clima di isolamento terribile, di cui i giovani ormai rifiutano completamente questo tipo di modelli, che sono assolutamente sì, per loro modelli insignificanti. Certo, un essere umano non può vivere senza identità. Quando noi abbiamo 40 anni ci siamo fatti un'identità nostra, che è: sono la moglie di, sono la madre di, faccio questo lavoro. Ma quando abbiamo 10 o 15 o 20 anni non abbiamo ancora un'identità nostra. Le uniche identità che possiamo avere sono le identità verticali, che ci sono arrivate quindi dall'alto. Queste tre identità si possono riassumere con Dio, Padre e Famiglia. L'identità più forte è l'identità religiosa. Dal punto di vista biochimico, una persona credente fabbrica endorfine. Una persona credente in un gruppo di credenti fabbrica sia endorfine che serotonina. Una persona atea è uno sradicato. Una persona credente fa parte di un gruppo di cui facevano parte i nonni, i bisnonni, la bisnonna che pregava il rosario mentre i figli erano disposti in guerra, di cui fa parte Santa Caterina di Siena, Santa Teresa Stein, Santa Teresa d'Avila e San Francesco, e quelli che hanno costruito le chiese, quelli che hanno costruito le cattedrali. Mentre chi è ateo è un isolato, chi non fa battezzare i figli spezza questo legame con i figli, col proprio passato. Molto meno importanti arrivano gli altri due, ma anche loro pieni di importanza, che sono la famiglia. Nel momento in cui papà e mamma sono divorziati, mamma passa il tempo a insultare papà, poi c'è questo gruppetto che è isolato, mentre prima, dato che si avevano 4, 5, 6 figli, noi avevamo una valangata di zii, una valangata di cugini, poi ci si litigava anche le cognate, per carità di Dio, ma era comunque una capacità di relazionarsi. E la nazione, con questo non voglio dire che siccome appartengo a questa nazione sputo in faccia agli altri, ma la nazione è come la famiglia, io amo la mia famiglia. Io ho abitato 4 anni in Svizzera, nazione assolutamente non guerrafondaia, ma molto patriottica, e i vicini di casa tiravano su la bandiera della Svizzera tutte le mattine. Adesso ci stanno fatto saltare queste tre identità, sta saltando anche l'identità sessuale. Non è detto che siccome sei maschio o pisellino tu sia maschio. Puoi decidere tu, il risultato che resta solo la pornografia e la serie televisiva sullo smartphone. Siamo purtroppo alla fine della trasmissione e volevo porle un'ultima domanda. Di fronte a dei genitori che cominciano ad acquistare una consapevolezza del disastro che stanno vivendo a livello familiare i loro figli e che cercano delle soluzioni e non sanno dove trovarle, lei che cosa consiglierebbe? Cercatevi una parrocchia seria dove ci sia un sacerdote che parla di Dio invece che dei migranti e cominciate da lì. Grazie dottoressa De Mari e grazie a tutti voi cari radioascoltatori e anzi telespettatori di Dogma TV. Grazie.